vedo che prende così una specie di valle di lacrime in cui veramente ci sono degli angeli, e vorrei proprio ringraziare questa specie di persone che, quando li vedo arrivare anche a Salerno, tutti facendo finta di avere energia, facendo finta di essere giovani, scattanti, e li vedi che non si sono fermati, e li vedi, uno dice: Madonna, meno male che esistono. Veramente vuol dire, come anche la signora, come anche a ciascuno di voi, io mi sento praticamente, come dire, ho fatto una vita relativamente molto più semplice, nel senso, ho fatto il professore universitario e mi interessavo, cioè sono in pensione da anni, mi interessavo di sociologia e di teologia delle scienze sociali. Devo spostare un po' così. E volevo dire questo: la cosa che abbiamo visto, io dovrei parlare dell'impianto delle fonderie Pisano in mezzo ai condomini, perché praticamente c'è questa fonderia e c'è tutti quanti persone che ci abitano intorno. E l'immagine che viene immediatamente è il fatto che esistono delle discariche polmonari, esistono le discariche organiche, noi tutti siamo discariche. Questo secondo me è un concetto che dovremmo in qualche maniera sdoganare. Cioè, in realtà il modo con cui noi viviamo è che siamo discariche e non riusciamo a fare finta di poterci bonificare, di pretendere la bonifica. Allora, a questo punto, vedendo anche tutte le tragedie distribuite sul territorio, la cosa forse che bisognerebbe fare è cominciare a porre la questione di un'autorità nazionale contro i rifiuti e per le bonifiche dentro le discariche, perché non ce la fanno, e in più perché c'è un problema di tutti i territori che sono prigionieri di tutti i politici locali. Abbiamo un problema di trovare finalmente un'autorità che controlli e che sia anche controllata e controllabile, e che sia anche eventualmente denunciabile se non fa le cose che fa, perché abbiamo bisogno di avere delle garanzie nazionali per leggi sul funzionamento di tutta quanta gli apparati che distribuiti sui territori producono disastri. La nostra situazione del caso delle fonderie Pisano di Salerno è una situazione che, come dire, vede tutte, io ho sentito, ma tutte le autorità, tutte le istituzioni sono criticabili. E dico criticabili per dire poco, perché qui c'è, come dire, siamo in pubblico e poi non vengono mandati, come probabilmente diventeranno pubblici, filmati. Però voglio dire, partendo dai sindaci, che dovrebbero essere quelli che garantiscono la tutela della salute, io penso che praticamente qui bisognerebbe denunciarli tutti, perché praticamente, come dire, per una forma, diciamo, in senso buono, ma in realtà io non sono convinto in questo senso buono, ecco, vivono compromessi con quello che sono i sistemi industriali. Prima si parlava anche della questione dell'IVA di Taranto, e si parlava anche di situazioni, come dire, praticamente di scontro tra sindacati, perché la rappresentante che ha parlato era giustamente dei COPAS, e però c'era tutta la responsabilità dei sindacati confederali. Anche a Salerno noi abbiamo una situazione pazzesca, per cui, volendo considerare i responsabili, dovremmo dire responsabile del comune, della provincia, dell'ASL, della regione, dell'ordine dei medici, dell'università, della magistratura, dei sindacati reazionari. Si parlava prima di questo fatto, che ricordando il caso di Lorenzo Forte di stamattina, Lorenzo Forte è un altro di questi, come dire, eroi. Tra l'altro a Salerno è stato anche minacciato di morte, è stato minacciato anche di aggressioni. Quindi, diciamo, c'è una situazione in cui praticamente gli stessi operai, l'altro giorno si è fatta davanti al Tribunale di Salerno una manifestazione duplice, per cui il Tribunale di Salerno c'ha due uscite e due entrate, e praticamente da una parte c'era Lorenzo Forte con tutti i comitati ambientalisti che chiedevano la chiusura delle fonderie Pisano, e dall'altra parte c'erano tutti gli operai sull'altro ingresso delle fonderie Pisano insieme con i sindacalisti della CGL che chiedevano invece di poter continuare a lavorare. E in tutto questo poi hanno tutti assenti tutte quante le istituzioni, tutte quante responsabili, in una situazione gravissima in cui oggi ci troviamo con una serie di problemi molto grossi. Io vorrei, da questo punto di vista, fare alcune riflessioni, perché veramente quasi ragione su concetti come inquinamento e salute. Ora,
i due concetti sono praticamente in strettissima relazione, nel senso che il concetto di inquinamento non può essere definito senza il concetto di salute. Praticamente è inquinamento qualcosa che cambia lo stato di purezza che qualcosa aveva prima, qualcosa o qualcuno. E questo qualcosa, quando è qualcuno, è la sua salute. Quindi praticamente non è mai possibile che nessuna forma inquinante non produca delle conseguenze sulla salute. Quindi questo dovrebbe essere un principio che dovrebbe essere scontato in tutti i tribunali, in tutte le procure, in tutte le ASL, in tutti gli ordini dei medici, in tutti, come dire, i rapporti sindacali di lavoro. Dovrebbe essere presente ovunque e dovrebbe avere delle conseguenze precise che invece non riesce ad avere. Allora qual è il nostro problema? Il nostro problema è di ragionare su che cosa? Come definiamo l'organismo? Come definiamo l'individuo? Questo poi è un altro problema grossissimo. Ci troviamo che praticamente non riusciamo ad avere giustizia, e questa è la cosa più tragica. Non riusciamo ad avere giustizia perché non riusciamo neanche a capire come chiederla probabilmente. Perché? Qual è il problema? Io a suo tempo ho fatto, ho insegnato l'etologia delle scienze sociali, mi voglio parlare appunto del rapporto di causa e effetto. Ora noi sappiamo che probabilmente le indagini che facciamo e che poi portiamo alle procure non sono quelle con cui lavora la procura bene. Perché? Perché ci abbiamo, dal punto di vista giuridico, per poter arrivare a una condanna, cioè è previsto per legge che bisogna avere escluso ogni ragionevole dubbio che ci possa essere un'incertezza. Ora voi capite che formulata così la cosa rispetto alla possibilità di condannare qualcuno diventa molto complicato riuscire a fornire le prove per superare ogni ragionevole dubbio. Perché? Che cosa otteniamo noi? Otteniamo che, come definiamo per esempio volendo il corpo umano, come un insieme di strumenti, o meglio, lo dico in inglese perché mi riesce meglio, the dynamic organization within the individual, or those psychophysical systems that are just reviewed. Allora, una organizzazione dinamica dei sistemi psicofisici che producono la possibilità per l'individuo in modo unico dell'attarsi all'ambiente. Che significa questo? Significa che praticamente noi abbiamo che ciascuno di noi è differente, pur avendo, diciamo, degli elementi in comune con gli altri. Quindi questo che significa? Significa che quando già poniamo un giudice di entrare, di porre il problema del rapporto causale che ci può essere tra un inquinamento e un organismo, già ci troviamo con delle differenze, perché già ognuno reagisce in un modo differente, perché si porta di fronte all'inquinamento già di per sé in modo differenziato, perché un altro organismo è differente da quell'altro, voi per età, voi per costituzione. Tutto questo cosa produce? Produce una serie di problemi, perché quando poi ci abbiamo da chiedere che il giudice possa stabilire il rapporto di causa ed effetto, è chiaro che quanto più casi vediamo, tanto più facciamo il gioco della controparte che riesce a dire sì, ma a Peppino questa cosa gli ha prodotto il cancro, ma quell'altro operaio che stava a fianco, quell'altro cittadino non l'ha avuto ancora. Peppino l'ha avuto al polmone, quell'altro l'ha avuto al testicolo. Allora tutto questo ovviamente, quell'altro non l'ha avuto ancora. Problemi giganteschi dal punto di vista della possibilità di fare in modo che, come dire, il giudice possa poi intervenire in modo giusto, perché un altro dei problemi che ci abbiamo, e proprio dipende dal modo in cui formuliamo le nostre accuse, è come noi chiediamo al PM di fare le indagini. Il PM, giustamente dal suo punto di vista, non sa nulla, e continuerà a non sapere nulla, anche perché prende i governi da Berlusconi, poi l'ha fatto in modo che sono a carico dei magistrati, c'è talmente tanto, per cui praticamente finisce poi in prescrizione, oppure finisce che hanno talmente tanti casi che non riescono a farli bene a seguirli, per cui in realtà si ha poi una specie di privatizzazione della giustizia penale anche, nel senso che è poi il tecnico del pubblico ministero che deve assumersi la responsabilità di stabilire la relazione. E che cosa succede? Succede che se il pubblico ministero non ha formulato in un certo modo l'indagine al consulente tecnico, il consulente tecnico mica è pazzo che si assume da solo la responsabilità per sua iniziativa di dire c'è un rapporto causale tra le fonderie Pisano, faccio un esempio, e questi morti, perché dovrebbe essere lui ad accusare in prima persona le fonderie Pisano.
necessari. È diverso se il PM gli dice guarda se c'è questo accertamento qua e fai in modo che veramente investino su questo e quest'altro. Quindi tutto questo produce una serie di conseguenze molto delicate che devono essere tutte presenti. Per tutta la gente, secondo me la cosa importante è molte persone che fanno la denuncia sul singolo caso per fare in modo che si arrivi a una condanna. Allora questo che cosa significa? Significa che anche il modo con cui andare a trattare il caso deve essere ben preparato, e questo chiama in campo il ruolo dei medici di famiglia. Allora secondo me innanzitutto 1500 pazienti per medico di famiglia sono troppi, non riesce a seguire, non riesce a fare le indagini adeguate, non riesce a sapere veramente che cosa sta succedendo al suo paziente, perché non riesce a poterlo seguire. E tutto questo ha delle conseguenze anche molto gravi quando ci troviamo poi a dover stabilire che cosa ha prodotto, che cosa, come e perché a Peppino sì e a Francesco no, o a Peppino sì e a Francesco ancora no. Allora tutto questo che cosa comporta? Comporta che abbiamo la necessità di poter ragionare anche sul concetto di causa, sul concetto di concausa, sul concetto di causa necessaria e sufficiente, sul concetto anche di causa esclusiva. Tutto questo praticamente comporta una serie di questioni, anche nel modo con cui devono essere presentate dagli stessi medici che devono aiutare le persone che denunciano, a presentare già il caso per fare in modo che l'altro medico, consulente tecnico, possa, tra virgolette, essere costretto a fare l'analisi che il denunciante, attraverso il suo medico, possa avere costruito prima. Questo significa già che, per esempio, se vogliamo porci il problema tra 5 anni di avere delle denunce, significa che già, per esempio, le mappe della terra dei fuochi devono organizzare 5 anni di rapporti con i loro pediatra per i bambini, 5 anni di rapporto con gli anziani in tutti i casi, e poi fare in modo che uno alla volta, in centinaia di singoli casi, anziché un solo processo per 100 casi, debba essere questa cosa riportata, in cui ci siano, come dire, procure operate di casi e di denunce, in cui c'è una persona che poi ha denunciato, e questa persona deve avere, insieme con il suo avvocato, con il medico che ha già presupposto tutta questa cosa, l'analisi del singolo caso. Caro giudice, devi pronunciarti se questo bambino si è ammalato o no. Non voglio sapere ancora, poi ne deriva dopo, che quando ho avuto i 100 bambini con le 100 denunce fatte, le 100 condanne, riusciamo a dire dopo che siamo riusciti a stabilire che la terra dei fuochi è inquinata. Perché quello è un altro tipo di causa, è un altro tipo di problema. Per esempio in quel caso il capo d'accusa è inquinamento, ma noi sappiamo che l'inquinamento, come detto, può essere messo a vari livelli, perché per esempio nel caso di Fontenia Pisano, la Fontenia Pisano inquina l'aria, inquina il terreno, inquina l'acqua, inquina il cibo, perché beh, alcuni di questi qua che abitano intorno alla Fontenia Pisano hanno anche il piccolo orto, e oltre che respirare i residui ferrosi della fonderia, pigliano anche magari l'acqua che è stata esposta là, oppure hanno innaffiato le piante con dell'acqua che ancora una volta è stata inquinata da questo, poi si mangiano il prodotto. E quindi è chiaro che anche rispetto a questo abbiamo un'accettazione differente, perché c'è uno che si inquina solo per respirare, un altro che si inquina per aria e tutto il resto. Quindi abbiamo una serie di situazioni che, se ne andiamo a presentare non in maniera differenziata, facciamo il gioco della controparte, cioè consentiamo al tecnico della controparte di poter dire delle cose, anche perché poi, come dire, diventa molto difficile per i poveri soggetti, le mamme di prima che hanno parlato, poter seguire veramente dal punto di vista tecnico, perché noi ci troviamo con tutta una serie di procedure giuridiche che sono disastrose, come per esempio il fatto che anche la prescrizione, anche l'altro giorno ho letto che De Benedetti si è salvato da alcune accuse perché praticamente alcuni reati erano di prescrizione. Allora si capisce che la nostra tragedia è una tragedia in cui bisogna anche essere capaci di poter intervenire a tutti i livelli per cambiare tutto. Ecco perché da questo punto di vista risistemare con un'organizzazione dell'autorità nazionale sul rifiuto e sulle bonifiche, sul rifiuto è veramente bonifiche. Perché l'altro aspetto poi che succede è questo, che momentaneamente il nostro massimo
massimo, come dire, obiettivo a cui puntare è una piccola condanna, per l'inquinatore. Io non so che cosa succederà a così a Taranto. So che a Salerno praticamente l'inquinamento c'è da 25 anni almeno, e l'unica cosa che sono riuscito a tenere momentaneamente, pur con delle battaglie enormi, è stata la condanna a un'ammenda da 500 euro. Questo significava praticamente che tutto lo Stato non era organizzato per poter veramente tutelare la salute dei cittadini. L'articolo 32 della Costituzione rimane una presa in giro che nessuno riesce a farlo valere, anche gli stessi, tanti medici democratici, anche gli stessi ordini dei medici. Che cosa fanno? Che cosa fanno le altre? Abbiamo sentito prima che qualcuno si lamentava, anche nel caso di Empoli, che hanno scritto all'ASL. Che cosa fa l'ASL? Chi nomina i tecnici delle ASL? Con quali concorsi si ci va dentro? Che cosa viene chiesto? Che cosa bisogna guardare e non guardare? C'è tutta una situazione incredibile, per cui veramente c'è necessità che tutta questa attività venga sottratta a tutti quanti i vari, come dire, padroncini regionali, provinciali e comunali, e venga invece istituita un'autorità unica nazionale che si ponga il problema sia di avere dei fondi a disposizione per fare tutte le indagini, sia per poter finanziare tutte quante le ricerche che devono essere fatte, e sia per avere la sua autorevolezza. C'è un'indagine fatta da un'eventuale autorità nazionale sull'inquinamento, sulla bonifica, è un'autorità che poi deve valere da sola di per sé nei vari tribunali, deve avere questa sua capacità di essere non lo sforzo lodevole di persone che si massacrano. Ma perché la gente deve vivere male? Perché la gente deve passare la sua vita a dover lottare? Vedo ogni mattina sui siti di Facebook con cui a Salerno ci comunichiamo le varie vicende, c'è tutta gente che dice: ecco qua, queste sono le mani, questa è la polvere ferrosa che è uscita dalle fonte di Pisano e che è andata sul mio davanzale. Questo è quello che noi ci respiriamo, questo è quello che sta qua. Possiamo vivere così? E che cosa sta succedendo adesso nel frattempo? Non so se sto parlando troppo, se sto parlando troppo, bloccatevi. Però che cosa succede? Adesso noi dovremo, lunedì probabilmente, vedere come si pronuncerà il tribunale dell'esame rispetto a una vicenda che ha visto finalmente, dopo tanti anni, Lorenzo Forte e gli altri dei comitati riuscire a ottenere che la procura abbia fatto il sequestro delle fonderie Pisano. Sequestro che poi è stato convalidato anche dal giudice delle indagini preliminari. Che cosa è successo? Che poi le fonti di Pisano hanno fatto ricorso al tribunale dell'esame. Il tribunale dell'esame, in un modo, diciamo, come dire, che poi è stato criticato dalla Corte di Cassazione, ha deciso la riapertura delle fonti di Pisano. I tempi della giustizia sono infiniti, per cui hanno rimandato le carte alla Cassazione, la Cassazione ha esaminato le carte, adesso ha rimandato un'altra volta di quale siamo dicendo, guardate che non vi siete accorti di nulla, perché la vostra ordinanza con cui avete dissequestrato le fonderie è un'ordinanza che ci accomuna da tutte le parti, quindi provvedete un'altra volta a fare questa correzione. Ovviamente noi ci auguriamo che questa correzione verrà fatta, ovviamente nessuno sta dicendo che i giudici l'abbiano fatto in cattiva fede, perché ovviamente il giudice, tra virgolette, come tutti gli esseri umani, può sbagliare, quindi diciamo, noi non gli stiamo dicendo che hanno fatto le cose illegittime, stiamo dicendo che la Cassazione ha rilevato nella loro ordinanza di sequestro delle manchevolezze giuridiche per cui chiedono nuovamente un esame. Allora speriamo che cosa succede, ma nel frattempo cosa succede? Che si sono svegliati alla Regione Campania dopo qualche anno e hanno visto che ci mancavano le autorizzazioni, che praticamente lavoravano ancora con dei documenti vecchi, che c'era tutta una situazione così. E questo che cosa ha comportato? Che ancora una volta i proprietari sono rivolti al TAR. Quindi è tutto quanto impugnato, adesso si va davanti al Consiglio di Stato, con i tempi del Consiglio di Stato. Comunque non voglio prendere ulteriore tempo e spazio, anche perché mi rendo conto che siamo tutti stanchi, perché veramente ognuno porta, come diceva prima le mamme, una parte del proprio dolore, sta qui con dolore pensando, come dire, di essere venuto a fare qualche cosa per cambiare le situazioni. Quindi vi ringrazio dell'attenzione e vi fermo qua.